Giornata di festa in città per il 71esimo anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo. A Napoli la mattinata si è aperta con la tradizionale cerimonia di deposizione delle corone di fiori da parte del comune e delle massime autorità cittadine. Il primo appuntamento è nella Basilica di Santa Chiara, dove c'è la tomba di Salvo d'Acquisto, poi in via Cesario Console presso la Stele dei Caduti e la deposizione dei cuscini di fiori al mausoleo di Posillipo. Onore ai caduti! La mattinata si è conclusa in Piazza Carità con la cerimonia presso la Stele di Salvo d'Acquisto e la consegna delle onorificenze da parte della Prefettura a 6 rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. C'è sempre un motivo ogni anno per lottare e per provare a liberarsi, come sta cercando di fare questa città. Liberarsi dalla cappa della camorra, dei suoi rapporti soprattutto con le istituzioni, cosa che si è fatta in questi 5 anni. È una città che ha voglia di liberarsi col protagonismo dei suoi cittadini, quindi la liberazione è un giorno importante. Ricordare che Napoli era la città delle 4 giornate, prima in Europa a liberarsi da sola dal nazifascismo, quindi che ha nel suo DNA i valori della libertà, dell'uguaglianza, della fratellanza e della solidarietà. A causa delle avverse condizioni meteorologiche sono state rinviate al 1° maggio le iniziative previste in città nel pomeriggio sul lungomare.